Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Spero che abbiate passato delle buone feste. Si è mangiato, abbiamo bevuto, ora c'è Capodanno e abbiamo problemi, attenzione, perché non so se si vede. L'altro giorno ho preso la moto perché avevo visto che perdeva, per passare al meccanico a fargliela vedere. E niente, c'è una micro perdita dal radiatore, quindi penso domani la porto dal meccanico ad Anguillara, dove avevo già portato la moto a fare il desmo service. E ma lui mi ha detto comunque che è una cosa giusto da riparazione, quindi basta che la ripariamo il forellino e dovrebbe andare bene, nel senso che cambiamo il radiatore, quindi una piccola spesa, niente di eccessivo. Comunque, cioè, sono tornato dai Dolomiti, desmo service, poi che si era rotto il bulbo dell'olio, della pressione dell'olio che mi segnava l'aspetto dell'olio, e quello l'avevamo cambiato. Buon radiatore, mamma mia, vabbè, mettiamo a posto, almeno stiamo tranquilli, la moto sta a posto, l'importante è quello. E niente, intanto oggi è il 27, oggi 27, e visto che devo portare la moto dal meccanico, ho detto portiamola, dai una pulita perché è bella sporca, soprattutto col fatto che mi ha schizzato un po' di liquido, vedete che sono proprio, sono goccioline che però poi col vento si muovono, niente di grosso diciamo a livello di perdite. E quindi niente, ho detto andiamo a lavare la moto, anche perché almeno approfitto, vi faccio vedere come lavo la moto, come un modo efficace e soprattutto veloce per pulire i cerchi e renderli completamente nuovi, diciamo come se fossero appena usciti di fabbrica, e poi come pulisco la catena, quindi diciamo manutenzione della catena. Io faccio poi quello ve lo ripeto anche nel video in cui vi farò vedere di come faccio la catena, ma io faccio ogni 500 km ingrassaggio e a 1000 pulizia ingrassaggio, col fatto che adesso ne abbiamo fatti 2158 dal service, quindi oggi è giornata di pulizia e ingrassaggio. Almeno poi quando la prendo dal meccanico, diciamo, la moto è a posto, quindi sti due mesi ormai, sto mese e mezzo, gennaio e metà dicembre e metà febbraio, che sono i periodi un po' peggio, diciamo, più freddi, più brutti, piove, ma a parte oggi, però diciamo l'inverno la moto si prende di meno, raga, cioè nonostante io la prendo pure d'inverno, però è ovvio che d'inverno con le temperature, il tempo che non permette, c'è meno possibilità. Infatti come avete visto ho fatto uno scusate questa tosse, ma mi sta ammassacata per un po' di giorni, e per Natale non ho fatto uscire nulla, uno perché è festa ragazzi, quindi tutti quanti giustamente passano in famiglia, non è che uno si deve mettere a pensare, e poi perché comunque mi sono riposato durante le feste, non ci ho proprio avuto tempo raga, purtroppo, e soprattutto non ci ho avuto il tempo che me lo permettesse, perché ha fatto delle giornate di merda, scusate il termine, ma un tempo veramente schifoso, quindi niente. E quindi nulla ragazzi, per questo video vi ho aggiornato su questa cosa, per questo video vi saluto, ci vediamo al prossimo video in cui vedrete o il lavaggio o la pulizia dei cerchi o la manutenzione della catena, adesso vedo un attimo. Quindi e soprattutto ragazzi, io vi ringrazio, vorrei ringraziare tutti i nuovi iscritti, ho visto che siamo aumentati ragazzi, grazie mille, continuate così a supportare il canale e mettere mi piace, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete darmi dei consigli, insomma è tutto ben accetto ragazzi. Io vi auguro ancora buone feste, buon anno che sta per arrivare, ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao.